Andrei Iacuni in missione a Firenze per parlare con Alessio Dionisi e provare a portarlo sulla panchina del Teramo. Questa è la novità delle ultime ore, con il diavolo che va dritto su un tecnico giovane che in questa stagione ha stupito con l'Imolese, ma che alla società rossoblù è legato ancora da 3 anni di contratto. Ci sarebbe da trovare il modo di liberarlo dal vincolo, oppure pensare che le difficoltà riscontrate nei giorni scorsi dalla società di Lorenzo Spagnoli per effettuare l'iscrizione convincano l'allenatore a cambiare aria. Entrambe le strade però sono impervie, non c'è che dire. Il Teramo vorrebbe replicare quanto visto in Emilia Romagna quest'anno. Gli altri nomi per il momento sono in attesa, perché dall'esito dell'incontro fiorentino di oggi dipende molto, se non tutto. Se Iacuni riuscirà a convincere Dionisi, gli altri potrebbero essere in fuorigioco, anche se quello di oggi non dovrebbe comunque essere l'incontro decisivo, ma solamente il primo passo verso un eventuale accordo. Il diavolo sogna di replicare il gioco di altissimo profilo visto al Romeo Galli e non solo, qualità che ha permesso ad alcuni giocatori di esplodere e ad altri di trovare una seconda chance, come ad esempio gli ex biancorossi Valentini e Carraro. Per quanto concerne le alternative, attenzione sempre ad Andrea Camplone, che tuttavia non ha ricevuto offerte, ma che probabilmente riceverà la chiamata di Iacuni per avere informazioni circa l'eventuale disponibilità. Poi ci sono Giuseppe Scienza e Michele Mignani. Ma in un frangente simile si attende di capire se Dionisi è irremovibile oppure no. La dirigenza dell'Imolese in inverno gli aveva fatto firmare il prolungamento dell'accordo, che scade nel 2022, ma con la consapevolezza che in caso di chiamata da categoria superiore ci sarebbe stato il benestare ad una partenza. Il Teramo giocherà però nello stesso girone e nella stessa categoria, ed è per questo che gli argomenti che il neo dirigente biancorosso Andrea Iacuni porterà sul piatto dovranno essere per forza di cose convincenti. Si parlerà del progetto a medio-lungo termine, che è anche quello che interessa lo stesso Iacuni, in un'ottica di coinvolgimento di tutti i settori della società, dal settore giovanile per terminare alla prima squadra.